Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Suo fratello Nicola aveva già rassicurato, per quanto possibile, gli spettatori del Grande Fratello 2023 su Giuseppe Garibaldi e le sue condizioni di salute. Il 31enne per il momento si trova ancora in ospedale e il ricovero si è ancora reso necessario dopo il suo secondo malore. Alfonso Signorini parla del suo destino. Indubbiamente alla base del debole stato psicofisico del concorrente c'è una grossa dose di stress per il fatto di trovarsi da oltre 5 mesi recluso nello spiato appartamento di Cinecittà. Un contesto che si sognava da tempo, ma a cui Giuseppe Garibaldi non era avvezzo. Tornerà o no al Grande Fratello 2023? Interrogativo. Grande Fratello, come sta Garibaldi? Signorini aggiorna. Come anticipato, il primo a dare notizie sul calabrese era stato il fratello, che recentemente era venuto a far visita a Giuseppe Garibaldi per dargli il suo sostegno in compagnia della loro mamma. Alcun dettaglio ma garantiva al pubblico che il geffino stesse bene e che questo fosse l'importante, giustamente. Però adesso tutti si stanno chiedendo se sia il caso rientri nel reality essendo comunque palesemente debole. Saluto Garibaldi, il nostro Giuseppe. Sta bene, è sotto osservazione. È sotto la cura di un team di medici che stanno valutando le sue condizioni. Nulla di grave. Sta bene in sostanza, però è giusto approfittare di questi giorni fuori per fare tutti gli accertamenti del caso. Quindi un abbraccio enorme, ha cominciato in diretta ieri Alfonso Signorini in occasione della seconda puntata della settimana, la 36esima. Di certo ora è confermato che stia bene, ma il mistero sul suo destino è ancora aperto. Per me non gli conviene che rientri. È una responsabilità, non mangiava, gli fa male il Grande Fratello 2023, scrivono dei fan su X.